Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo condividere con voi quello che è il mio metodo di studio per una laurea triennale in economia. Io sono uno studente di economia e management a Milano e in questo momento sto svolgendo un tirocinio curricolare che è obbligatorio da svolgere appunto nella mia triennale. Volevo condividere con voi alcuni consigli ed alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali quando si va ad affrontare una triennale in economia, ma alcuni di questi aspetti secondo me valgono anche per qualsiasi tipo di triennale o per corso di studi e poi verso la fine del video magari entrare più nel dettaglio rispetto al metodo di studio per determinate materie rispetto ad altre, come può essere per una materia come il diritto, oppure per materie che hanno più un indirizzo di tipo aziendale, per materie un po' più pratiche, insomma, lo vedremo alla fine del video. Potrà sembrarvi strano, ragazzi, ma il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di non avere l'università come unico vostro obiettivo e come unico vostro pensiero all'interno delle vostre intere giornate, ma di portare avanti, di coltivare diversi interessi, che siano interessi legati allo sport, che siano interessi legati all'essere parte di una determinata associazione, insomma, qualcosa che vi distraga, che vi porti via del tempo, in modo tale che il vostro tempo per studiare sia ridotto. E a voi potrà sembrare un paradosso questo perché direte, insomma, sto guardando un video sul metodo di studio, perché mi dice che devo studiare, avere meno ore per studiare? Fidatevi che questa secondo me è una delle chiavi. Credo che nel momento in cui uno abbia una intera giornata a disposizione, tolte ovviamente le ore dedicate alle lezioni, quindi hai 7-8 ore a disposizione per studiare o per stare al passo con un determinato argomento, un determinato corso, fidatevi che è un quantitativo di ore esagerato. Non serve, sono ore buttate via e voi in un'ora, in 2 ore fareste lo stesso lavoro, ma anche in maniera migliore, anche tenendo a mente e memorizzando e focalizzando gli argomenti che avete letto. È inoltre fondamentale, secondo me, capire cosa state studiando e non leggere, imparare a memoria, ma ragazzi, capire, avere esempi pratici, essere connessi nel momento in cui state studiando, dovete avere il cervello connesso e dire ok. Cosa sto leggendo? Cos'è questa cosa? Magari andate a cercare su internet che cos'è. Un'altra premessa, secondo me fondamentale, che viene prima del metodo di studio è quello di vivere l'università come un luogo di incontro, un luogo di scambio di opinioni, di incontro di amici e quindi fare rete. Per fare rete, ragazzi, intendo che voi dovete conoscere le persone del vostro corso, le persone degli anni anche precedenti che hanno già sostenuto determinati esami, che conoscono i professori, conoscono il metodo di studio adatto per una determinata materia, possono darvi consigli, passarvi delle slide da dove hanno studiato, passarvi dei loro appunti, passare delle loro ricerche con cui hanno integrato il loro studio. Questo vi permetterà e vi aiuterà di affrontare gli esami nel migliore dei modi. E secondo me, frequentare, andare in classe in presenza è la cosa che vi darà più valore di tutti, in quanto voi dovete concentrarvi in quelle 1, 2, 3 ore che avete di quella determinata materia e trarre il massimo da quella, pensando che voi a casa non avrete più voglia di studiare, più voglia di tornare su quell'argomento e quindi cercando di capire un po' con questa mentalità un po' particolare tutto quello che potete in classe e quindi rimandando a casa il meno possibile. Anche perché nel momento in cui voi siete in classe e qualche concetto vi sfugge, non vi è chiaro, sarete i primi ad alzare la mano, fare la domanda al professore, chiedere una delucidazione sull'argomento, chiedere perché funziona in questo modo. E quindi avrete delle risposte che vi rimarranno anche in testa, chiare, e quando tornerete su quell'argomento a casa, studiando dalle vostre slide, dal vostro libro, vi tornerà tutto più chiaro. Inoltre, credo che sia fondamentale andare in classe anche per capire appunto cosa i professori vogliono e quali sono gli argomenti che a loro interessano di più e che probabilmente usciranno tra le domande presenti all'esame. Anzi, spesso dicono, questa è una domanda molto gettonata, le classiche frasi, no? Questa è una domanda che potrebbe esserci quasi sicuramente, ok? E quindi, secondo me, andare in classe e percepire, avere una sensazione e quindi tastare un po' queste dinamiche è fondamentale nel corso del vostro percorso di studi. Passando invece, ragazzi, alle materie e quindi un po' all'approccio che voi dovreste avere rispetto a determinate materie. Allora, io sono della filosofia che meno libri si usano e meglio è, perché più fonti si hanno e più le vostre idee saranno appunto confuse, verranno dal libro, dalle slide, dagli appunti che ti hanno inviato dagli amici. Invece, secondo me, il metodo da seguire è quello di andare in classe, prendere appunti sulle slide, se ve le hanno già fornite, sarebbe ideale, in modo tale che voi integrate direttamente su quelle, altrimenti se non riuscite, prendete appunti e poi integrate successivamente, che sia sul libro o sulle slide.
segnarsi dove i professori dicono che un argomento è particolarmente importante. Per quanto riguarda le materie, ragazzi, per esempio parlando di materie come marketing, management, economia aziendale, queste sono materie nelle quali secondo me non è importante imparare a memoria e stare appresso alle definizioni, quanto è importante capire i concetti, ok? Quindi saper poi legare un concetto ad un altro, conoscere di cosa si sta parlando, andare anche su internet, ricercare queste informazioni e capire magari a quale contesto si legano, a quale situazione reale nella vita di tutti i giorni possono legarsi appunto questi concetti teorici che magari di per sé non vi trasmettono nulla nel momento in cui li leggete, lo imparate a memoria, lo ripetete, però non vi rimane. Ecco, quindi secondo me per far rimanere, per imprimere un concetto nella vostra mente è fondamentale collegarlo ad un fatto reale. Così come nei diritti, perché secondo me nei diritti, a differenza di quanto dicono tante persone che sostengono che se tu non memorizzi il libro da capo a fondo non riuscirai a sostenere l'esame ed a prendere un ottimo voto, io non sono per niente d'accordo, perché per sostenere i 3-4 esami di diritto che ho dato in questa triennale io non ho mai usato libri. Poi sicuramente varia da classe a classe, da professore a professore e da corso di studi, perché sicuramente ci sono dei professori che richiedono che voi studiate dal libro, però lo dicono un po' tutti questo, giusto? Non mi sbaglio? Ecco, quindi secondo me seguire in classe, capire cosa il professore vuole, capire un po' dagli anni precedenti quali sono le domande più gettonate, perché ci sono per esempio spesso risposte che i professori ripetono nel corso dei diversi appelli, ok? E quindi voi, conoscendo quelle, questo potrebbe esservi di grande aiuto. Quindi per quanto riguarda i diritti, io sono dell'idea sì che bisogna imparare tanto, bisogna ripetere, eccetera, che però anche in questo caso fare dei collegamenti reali sul mondo reale sia fondamentale per imprimere i concetti nella vostra mente. Ricordo infatti il mio professore di diritto commerciale che usava sempre ricorrere a questi esempi, a queste dinamiche realmente accadute, e io me le fissavo, me le imparavo, perché era un fatto che impattava noi studenti e quindi ci rimaneva impresso, e poi lo collegavamo al concetto teorico, alla norma, alla legge, eccetera. Per quanto riguarda le materie più pratiche, come possono essere analisi di bilancio, accounting, io quello che vi consiglio è di fare tanti tanti esercizi, ripetere, imparare il processo. La teoria è importante anche qui, imparare a cosa serve un indice, imparare magari perché questo indice è importante, che cosa significa, dove viene utilizzato, anche lì esperienze ed esempi reali vi aiuteranno tanto, però nella fase appunto di esercizi dove studierete il bilancio, dove studierete le varie voci e dove studierete per esempio in accounting il vostro stato patrimoniale, conto economico con i vari mastrini, il libro giornale, eccetera, lì è importante tanto praticare, ripetere, praticare, 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 in modo tale che ve lo fissiate e poi non sbaglierete più in sede d'esame. Quindi ragazzi, per fare un piccolo recap generale, secondo me è troppo importante capire cosa state studiando e dedicare il giusto tempo allo studio, quindi coltivate i vostri interessi, rimanete persone attive, dinamiche, fate sport e lo studio poi di conseguenza seguirà, ok? È vero che lo studio rimane la vostra priorità, sempre, siamo tutti d'accordo, perché magari voi poi volete fare un percorso di studio magistrale, come la maggior parte degli studenti, proseguire il vostro percorso, eccetera, però non date tutta questa importanza all'imparare a memoria, allo studio, ai libri, non prendetela con pesantezza, ma anche con filosofia, leggerezza, e non date nemmeno troppo peso ai voti che riceverete, perché ogni professore assegna i voti come meglio crede. Ci sono alcuni professori che a stento danno un 30, un 30 lode, altri che magari lo danno più di frequente, quindi magari su una classe di 100 studenti, magari in 20 possono prendere 30 lode, altre classi che magari il voto più alto alla fine di un esame è 28. Quindi anche lì non impuntatevi, non state a perdere troppo tempo nel ripetere esami, risostenerli, eccetera, perché il voto di triennale è importante, sì, però fino a un certo punto, quindi preservate la vostra salute mentale, che quella è sempre la priorità. E proprio oggi è uscita anche la notizia della ragazza presso la IUM che si è suicidata nel bagno della IUM per fallimenti a livello studentesco, eccetera. Quindi allo studio va data la giusta importanza, non diventate dei fanatici, perché non serve. Esperienze di studio all'estero, che siano Erasmus o extraeuropee e tirocini, che per esempio nel mio caso sono inclusi nel percorso triennale, sono quelle che magari vi daranno anche un valore aggiunto al vostro percorso. Quindi mi raccomando, quelli lì sono dei must. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti se dovrei approfondire altri aspetti maggiormente. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!